Rosato, ieri non si è lamentato nessuno a destra del Rosatello, ma visto? So che non piace, la legge elettorale non piace mai a chi perde le elezioni, però bisogna dire la verità. La sinistra, il Partito Democratico ha perso le elezioni solo perché è stato incapace di fare politica, perché se c'era Romano Prodi, la coalizione, le elezioni le vinceva Romano Prodi. Lei come lo modificherebbe oggi? Io lo cancellerei completamente, farei quello che abbiamo già provato a fare con un referendum costituzionale. Si cambia la forma di Stato, si elegge direttamente il Presidente del Consiglio e si fa la legge per eleggere il Presidente del Consiglio, si usa quella dei sindaci. Una specie di premierato, insomma. L'elezione diretta al Presidente del Consiglio, poi mi sembra che non sia nulla di forzato e che possa aiutare anche il nostro Paese. Peraltro con la legge dei sindaci si possono usare anche le preferenze, che sarebbero un utile strumento. Telefonato Renzi da Tokyo. Ci siamo sentiti tutto il giorno, anzi tutta la notte. Che dice? Arigato. No, ecco, assolutamente sulla linea che stiamo esprimendo. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, del risultato raggiunto. Si può fare meglio sempre, faremo meglio alle europee. Partiamo da basi solide, ma quello che faremo nelle prossime settimane è avviare subito un cantiere affinché questo processo sia ancora più ampio e inclusivo, partecipato, e che deve diventare un grande partito liberale, popolare e riformista in un tempo breve, per dare seguito all'investimento di fiducia che molti hanno fatto. Ma e questo partito unico non è la prima volta di cui Calenda ne parla? Dalle parti di Italia Viva ne ho sentito parlare un po' meno. No. Anzi io devo dire che sono stato ossessivo in campagna elettorale su questo. Penso che sia la strada da percorrere, penso che sia la strada migliore, penso che vada fatta anche con una giusta rapidità, perché è una grande occasione di mettere insieme non solo persone, non solo elettori, ma anche tanti amministratori che non hanno una casa oggi e che a maggior motivo non ne avranno dopo questa formazione di un centrodestra che non esiste più e che si è trasformato in destra. Possiamo dare delle tappe, dei tempi a questi elettori? Oggi mi sembra che stiamo ancora aspettando i risultati definitivi, diciamoci che lo facciamo rapidamente e lo decideremo insieme.